Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio. Il titolo di oggi, il nostro bisogno più profondo. Matteo capitolo 6, i versetti da 7 a 15, è la porzione di discorso sul monte, diciamo così, che oggi commenteremo in maniera estemporanea. E siamo giunti alla preghiera del Padre nostro, è Gesù che ce la insegna. Ci insegna come dobbiamo pregare, cosa dobbiamo dire. Più che altro potremmo definirla, credo, un modello di preghiera, per poi fare anche, se vogliamo, oltre a questa, fare anche le nostre preghiere estemporanee, le preghiere per delle necessità specifiche e personali che vanno anche oltre a quelle espresse in questa preghiera generale, diciamo così, che è bellissima comunque. E è inserita, dicevamo, nel discorso sulla montagna di Gesù, perlomeno in questo contesto del Vangelo di Matteo. E Gesù aveva già poco prima espresso il suo parere, il suo pensiero su quello che era un modo forse di comportarsi abbastanza tipico per alcune persone, come lo è ancora oggi, credo, cioè quello di mettersi in mostra quando si fanno delle cose che si ritiene possano essere tenute in considerazione, applaudite da altri, quindi cercare una platea, cercare un pubblico, salire sul palcoscenico nel momento in cui si è fatto del bene, si sono fatte delle cose per altri eventualmente. E Gesù dice: non fate così, perché insomma se vi mettete in mostra, la ricompensa che ne ricevete non è quella del Padre vostro celeste, ma è semplicemente un plauso momentaneo, una popolarità che potrete conquistare, ma a che cosa vi serve questo? E poi continua, ecco, erano tanti temi che abbiamo visto, ma poi continua ed ecco la frase di Gesù che dice, insomma, non recitate continuamente le stesse preghiere, non dite tante e tante parole per pregare il Padre, come fanno i pagani che pensano di essere esauditi dalle loro divinità se ripetono all'infinito le stesse parole, ma ricordate invece che vostro Padre sa esattamente ciò di cui avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Come dite? Eh sì, l'ho sentita la domanda, non mi è arrivata né attraverso il telefono né attraverso WhatsApp o Telegram con un messaggio o un vocale al 348 222 72 94, però io l'ho sentita lo stesso. Sì, l'ho sentita perché, come si dice, la domanda sorge spontanea, cioè se Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno e ci dice Gesù stesso qui, le sa ancora prima che noi gliele chiediamo. Allora noi perché gliele dobbiamo chiedere? È importante che gliele chiediamo, perché la preghiera non serve a convincere Dio. Lui lo sa già quello di cui abbiamo bisogno, lo sa anche meglio di noi, anzi sa quali sono i bisogni veri, i nostri bisogni veri, non quelli che noi pensiamo lo siano. Beh, e allora, se non serve a convincere lui, beh, serve a rendere noi consapevoli, ad entrare in sintonia, a cogliere la vibrazione del pensiero di Dio, del desiderio di Dio nei nostri confronti, del piano di Dio nei nostri confronti. E quindi in qualche modo ribalto qui la situazione, in qualche modo serve a convincere noi
di quali siano i nostri veri bisogni. E quindi Gesù intanto dice come pregare: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui in terra come in cielo. Dacci anche oggi il cibo necessario e perdona i nostri peccati come noi abbiamo perdonato quelli che ci hanno fatto dei torti. Fa che non cediamo alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E qui c'è un amen che è come un timbro, un sigillo, qualcosa che afferma da parte nostra: sì, io sono convinto di quello che ti dico, sono convinto delle richieste che ti sto facendo, Padre Celeste, Papà Celeste, e sottoscrivo questa mia richiesta con la fede, con la certezza, se vogliamo dire così, che tu mi esaudirai secondo la tua volontà. È un tema molto molto importante che chiaramente non si può esaurire né in questi primi pochi minuti né in quelli che seguiranno fra poco, però serve a ciascuno di noi ad essere anche qui, anche in questo caso, consapevoli delle nostre necessità e dell'importanza del tema della preghiera. E appunto continueremo fra poco. Mario Calvagno, questa è la seconda parte, il secondo segmento di Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho dato, lo ricordo ancora, Il nostro bisogno più profondo, Matteo 6, versetti da 7 a 15 per la nostra riflessione estemporanea. E abbiamo visto nella prima parte, anzi più che altro abbiamo sentito intanto le parole di Gesù quando insegna anche a noi questo modello importantissimo di preghiera che è appunto chiamato il Padre Nostro. E io, se mi consentite, quasi quasi rileggerei queste parole di Gesù: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui in terra come in cielo, dacci anche oggi il cibo necessario e perdona i nostri peccati come noi abbiamo perdonato quelli che ci hanno fatto dei torti, fa che non cediamo alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Fin qui la preghiera che avevamo già letto prima, ma c'è una postilla delle parole ulteriori che Gesù dice a scanso equivoci possibili, sempre possibili. Gesù è chiaro: vostro Padre che è in cielo vi perdonerà se perdonerete quelli che hanno peccato contro di voi. E se non perdonerete gli altri, neanche lui vi perdonerà. Ecco, Gesù è chiaro, lo ripeto ancora. E non serve a nulla pregare se abbiamo qualcosa contro qualcuno. Qualcosa a volte anche di pesante, ma basta comunque essere in un rapporto non chiaro, non puro, non bello con qualcuno che è attorno a noi, qualcuno che abbiamo incontrato, qualcuno con cui siamo in relazione, un qualcuno, ecco, ognuno di noi sa chi è il proprio qualcuno, perché lo scopo di questi nostri appuntamenti con Dio giornalieri è proprio questo, quello di prendere coscienza della nostra situazione, non tanto di fare teologia. Non interessa neanche me farlo, ve lo dico in maniera molto chiara, non sono un teologo, sono un lettore appassionato della scrittura, sono, sì, potrei essere definito un predicatore, non lo so, sono un uomo che vuole avere una relazione con
il proprio papà celeste e che invita anche voi ad aiutarmi a camminare insieme, ecco, in questo continuo percorso che non ci deve stancare. Beh, allora Gesù, lo ripeto, credo sia la terza volta, è chiaro. Dobbiamo perdonare gli altri se vogliamo essere perdonati da Dio. E dobbiamo avere una relazione chiara con gli altri se vogliamo che la nostra relazione con il Padre nostro sia chiara anch'essa. E poi qui c'è tutta una serie di bisogni, di necessità che Gesù elenca per noi come suggerimento, ripeto, come modello per poter a nostra volta rivolgerci al Padre. E si parla del cibo necessario, si parla dell'invocazione al Padre affinché si realizzi il suo regno di pace, di amore qui sulla nostra terra per noi, che sia fatta la sua volontà qui da noi in terra così come viene fatta in cielo dai suoi santi angeli insieme a lui, e che il suo nome sia santificato, quindi venga considerato sacro, venga considerato come la potenza che può cambiare la nostra vita. E c'è sì il cibo necessario, il perdono dei nostri peccati, la richiesta di farci forti per non cedere alla tentazione, ma anzi liberarci dal male che ci circonda. Ma c'è ancora qualcos'altro, c'è il nostro bisogno più profondo. Noi siamo consapevoli, grazie a Gesù, grazie alla preghiera, lo dicevamo in apertura, di essere bisognosi e di essere anche dipendenti da Dio. E la preghiera serve proprio a questo, come dicevamo. E in chiusura, ripeto le prime due parole, le parole iniziali di questa preghiera. Padre nostro. Ecco, Padre. Il nostro bisogno più profondo, ed ecco ancora qui il titolo di Appuntamento con Dio di oggi, è proprio questo: capire che noi siamo figli e figlie e capire chi è il nostro Padre. Padre con la P maiuscola, Padre del cielo. Capire chi è, capire che possiamo realizzare pienamente in Lui la nostra identità di figli, avere un rapporto vero con il nostro Padre Celeste. E dirà l'Apostolo Paolo che lo Spirito Santo, una volta sceso nel nostro cuore, ci fa gridare Abba, papà, cioè, nonostante le traduzioni dicano padre, ma Abba significa papà, è il nome con cui i bambini e le bambine del popolo ebraico chiamavano il loro papà, chiamano ancora oggi il loro papà, è un vezzeggiativo, possiamo dire quasi. E allora il Padre Celeste deve diventare nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, il nostro papà. Ed è questa l'identità che dobbiamo raggiungere. E poi nostro. È un plurale, non è padre mio, papà mio, ma è nostro, mio e vostro, nostro di tutti e di tutte. E questo significa che siamo fratelli e sorelle, tutti quanti. Ed è questo che rafforza la nostra relazione col Padre. Ed è per questo motivo che Gesù ci dice che se vogliamo essere perdonati dal nostro Papà Celeste, anche noi dobbiamo perdonare, prima ancora di pregarlo, dobbiamo perdonare gli altri che ci stanno accanto. E dobbiamo imparare quindi l'accoglienza, dobbiamo imparare l'affetto, l'amore, vorrei dire ancor più, nei confronti degli altri, e il perdono. Sono tutte cose che
Lo so, risultano difficili, molto difficili, ma con Gesù, con il nostro Papà Celeste, con lo Spirito Santo di Dio, con lo Spirito Santo di Gesù, noi possiamo farcela. Che il Signore ci benedica.